Silvia Rovelli, abbiamo con noi Alessia Ghidelli. Alessia! Non ho mai sentito un applauso così. Neanch'io, per me. Ma grazie. Neanche per me. E davvero. Io sono anche un po' offeso. Grazie mille, Alessia. Sai che loro, chi sono loro? No. Sono dei ragazzi, delle ragazze del Natta. Poi li conosceremo anche insieme, perché mi piace questa cosa, quest'unione, ma vogliono, hanno proposto una social car su di te. Cioè... Aiuto. Chi è Alessia Ghidelli? Ma soprattutto, cosa vedono degli altri di Alessia Ghidelli? Chi pensano sia Alessia? Sei pronta? No, però sono curiosa. Sei un po' imbarazzata, non mi sembra. No, imbarazzata tipo... no, sono curiosissima. Chi è preparata alla social card? Giorgia, Gabriele, Pietro e? Carlo. E Carlo e anche Maria. O in cinque, però la social card dell'Alessia. O dell'Alessia, la Milani, o Alessia. La vediamo insieme, poi sai chi prendere se vuoi dare esatto, qualche... Esatto, poi vi aspetto fuori nel caso. Vi aspetti fuori, è una... Sì. È aggressiva, Alessia, mi piace. Quando sei. Via, social card! Alessia Ghidelli, 28enne di Gorlago, è una bella e brava insegnante di yoga. Si è laureata in comunicazione all'Università degli Studi di Bergamo, anche se la sua più grande passione è appunto lo yoga, che pratica dall'età di 16 anni. Nell'agosto del 2016 apre il centro Good Vibes Yoga and Balance e dall'aprile 2017 tiene lezioni negli spazi dell'Accademia Carrara e della GAMEC. Le piace condividere diversi momenti della sua vita sui social, lo dimostrano le oltre 2000 foto su Facebook. Insomma, la Chiara Ferragni del benessere. Amante del viaggio e della cultura orientale, ha visitato diversi paesi portando sempre con sé la sua passione. Nonostante la vita molto attiva, non si dimentica di Ozzy, il suo beagle, che sui social definisce amorevolmente un grasso ippopotamo per il suo dolce peso. Ma la passione per gli animali robusti non si limita al suo cane, tanto da spingerla a realizzare il sogno di cavalcare un elefante durante il suo viaggio in India, viaggio che ricorda con nostalgia. Il suo amore per gli animali è una costante anche nella sua produzione pittorica, infatti aspira a creare una serie di quadri raffiguranti... Indovinate cosa? Ancora elefanti. Oltre allo yoga, Alessia ha l'abilità di trasformare cestini dell'IKEA in cappelli e quando ha un po' di tempo libero si diverte saltando la cavallina. Mi ci ritrovo perfettamente. Ti ritrovi? Sì, anche col cappello? Sì. Anche, sì. Sei un po' spiritosa, non sei una? Sì, molto. È raro che ti metta qualcuno in imbarazzo? Negli ultimi anni no. Cioè, non mi è capitato? Sì, no, adesso tu mi stai mettendo alla prova e stai già pensando a come mettermi in imbarazzo forse. No. Sì, può capitare, però uso l'ironia quando... Di solito. Sì. E allora, abbiamo visto, fai un sacco di cose. Da dove vuoi cominciare? Da cosa vuoi cominciare? Dallo yoga? Dalla laurea che hai fatto, perciò da scienza della comunicazione? Come ti piace raccontare di te? Dovresti scegliere un punto di partenza. Come punto di partenza sceglierei ovviamente lo yoga, perché lo yoga? Sì, c'è sempre stato, sempre, da quando ho 18 anni. E come l'hai scoperto? No, in realtà l'ho scoperto durante le superiori, perché la nostra professoressa di educazione fisica ha deciso di introdurre un corso di yoga in alternativa alle ore di educazione fisica, erano 2 mesi credo, una volta alla settimana, andavamo da questa insegnante a piedi, a Trescore. E che scuola hai fatto tu? Ho fatto il turistico. Turistico. A Trescore, all'Otto. Quindi ho fatto il turistico, come dire, ho fatto... Come dire, avrei potuto non fare qualcos'altro. Non sei orgoglioso? No. Sì, e come hai fatto il turistico? Ma non lo so, perché... Perché quando si è giovani non è che si sceglie la scuola. No, veramente. Loro hanno scelto così il Natta. No, tanto secondo per... me loro hanno fatto... Però non rinnego, perché comunque... ha contribuito sicuramente a rendermi quella che sono, oggi sono felice, quindi funziona. Sei felice? Sì, sì. Che bella cosa. Sì. Non oggi sì, domani non lo so, però oggi sì. Dopo che ti sei alzata da questa poltrona non lo sarai più. Magari però magari adesso... più, non lo so, non lo però so. Hai fatto il turistico so. A tre scuole, sì, hai sì, conosciuto sì. Questa professoressa, andavate a piedi... Andavamo a piedi da lei, abbiamo iniziato a fare yoga lì e io ho detto wow, che... Cosa ti ha colpito dello yoga subito? Ma mi ha colpito... Nulla, perché quando lo vedo è un po' già subito mettersi qui, un po'... però sono un po' ignorante in materia. Cosa ti ha colpito? Mi ha colpita il silenzio, mi ha colpita quasi, vabbè, era quasi un obbligo doversi mettere un po' a confronto con se stessi, no? E a 17 anni sei un po' più orientato a guardare fuori, insomma, a muoverti, a fare.
e l'idea di stare lì ad occhi chiusi mi ha incuriosita, mi ha turbata un po', poi ci ho riflettuto. Un po' turbata però. Mi ha turbata, sì, nel senso che ti scuote comunque lo yoga, se lo fai con intenzione e seriamente. Non è soltanto una forma di rilassamento, assolutamente. È perché appunto, cos'è lo yoga? È un'arte, una disciplina? Lo yoga è una disciplina, non è uno sport, è una disciplina nella quale mente, corpo e respiro diventano una cosa sola. Già lo sono, però spesso siamo portati a essere fisicamente qua con la testa già altrove dove saremo questa sera. Capita spesso. Paolo, okay. Hai visto, ti è piaciuta come definizione che ha dato lo yoga? Sì, assolutamente. Perché lui è il nostro esperto ufficiale. Davvero? In tutti gli sport, tutte le discipline, qualsiasi cosa. Davvero? Hai fatto anche yoga? Adesso, scusa, che hai fatto anche yoga? No. Ah, meno male, ero preoccupato perché... No. No? No. Però perché non l'hai mai fatto? Non ti è incuriosito? Non vuoi guardare dentro te stesso? Non è uno sport, Giorgio. Non è uno sport. Però è una disciplina. No, sono molto incuriosito. Ti aspetto al mio studio, quando vuoi. Vabbè. No, mi piace molto soprattutto il tema della respirazione, che credo che sia una cosa fondamentale, più che... Poi, sai, sullo yoga ci sono molte immagini, anche... Sì, anche tanti stereotipi, non per forza reali, veri. E quindi la cosa proprio della respirazione, del rilassamento, o comunque del porre attenzione innanzitutto internamente, non esternamente, credo che sia una cosa... Perché la respirazione fa un po' la differenza, perché corpo e mente, ogni cultura, diciamo, sono due aspetti del proprio essere, però la respirazione invece è quello che fa la differenza, lo yoga, è il tratto distintivo, possiamo dirlo? Sì, assolutamente, comunque... Di solito una lezione di yoga include una parte di meditazione, quindi mente, pranayama, che sono tecniche di respiro, e movimento fisico, quindi vengono mixate queste cose. E un uso corretto del respiro sicuramente favorisce un uso del corpo migliore, e già respirare con consapevolezza, lentamente, rallenta, o come posso dire... Ho paura, sono tutti scienziati. Sistema nervoso, insomma, si rilassa, si distende. Sì, noi siamo divulgatori, non abbiamo necessità di parole difficili, nessuno ci interroga, meno male. Perciò basta che ci spieghiamo. Questo è già un modo. E il corpo rende molto di più, se sai quando inspirare e quando espirare, il corpo ti regala. Perciò tu insegni yoga, giusto? Sì, insegno e ovviamente pratico, altrimenti. Voglio sapere la parte pratica, cioè. Al di là dell'insegnamento, perché non è che dopo lo insegno, perciò quanto tempo dedica lo yoga tuo, personale proprio? Allora, poco? Partiamo dal presupposto che comunque quando insegno io spesso pratico insieme ai miei allievi. Perciò lo fai già? Sì, diciamo. Chiaramente non lo faccio con la stessa intensità di quando lo faccio da sola, una stanza nel mio studio, da sola, chiusa, nel silenzio completo. E purtroppo però insegnando... tante ore al giorno, non tutti i giorni riesco a trovare un'ora per me, come invece la domenica quando faccio le pulizie allo studio e dopo aver pulito faccio anche un'ora e mezza tutta per me. Però, ma come ti metti lì in quell'ora e mezza lì? Cioè, perché ovviamente la postura di quell'ora e mezza lì com'è? Sono tante, cambiano. Sono tante, cambiano. Sì. Paolo, te li facciamo vedere. Abbiamo visto alcune cose impossibili. Questo. Qui è quando ho pulito le porte, facciamo vedere questo. Ogni volta i serramenti, questa è la sua parte, complimenti. Chi non si mette d'altronde così? Manuel, chi non si mette così? No? Cosa diciamo? Marco? E qui invece cosa stai pulendo? Qui invece sostenevo la colonna. Sostenevi la colonna, ovvio. Ma che chi non si mette davvero? Complimenti. Questa è la ha un nome? Questa colonna, no? No, non ha un nome, è un mix. Posizione senza nome? Ma qui è comodissimo, tra l'altro. Io metto così spesso quando vedo la TV. Però quando guardo Netflix metto l'iPad sotto e poi mi metto così. Oppure anche così, esatto, qui quando devo andare a Orio mi ripiego in questa maniera e mi portano via direttamente. Sì. Caspia, ma sei davvero così flessibile? Oppure sono fotomontaggi? Sì. No, no, questa no, assolutamente sì. Riesci anche così a freddo oppure a caldo? No, questa potrei farcela, mi devo impegnare, ma ce la faccio. No, quell'altra in apertura no, avrei bisogno di tempo. Perché ho visto cose che voi umani, cioè ho visto gambe che io non avevo neanche... tipo dietro la testa. Tipo così dietro, abbiamo quella foto... Paolo, c'è una foto, credo su Instagram o su... Ma quella con la gamba dietro? Abbiamo una gamba che guarda Oriente, una Occidente, perché una trascorre l'altra. Credo sia anche la foto profilo di Facebook, ma c'è anche su Instagram. C'è, comunque, sì. Ma ci hai messo tanto per arrivare a questo livello di flessibilità? No, ma ogni tanto
mi sorprendo da sola, nel senso che ci provo e poi a volte esce, a volte no, ovviamente quando non esce non pubblico né il video né la foto. Ma c'è qualche volta che devi chiamare perché guarda sono bloccata e viene qualcuno a togliere? No, perché... piuttosto no. Sto lì un'ora, mi scastro. E non capita che ogni tanto senti dei dolori e perciò degli strappi? No, perché lo yoga dà un sacco di consapevolezza in più rispetto a tante altre discipline, quindi... al di là dell'udito c'è un ascolto interiore che ti permette di capire dove puoi arrivare, cosa puoi fare. Non superi mai, esci dalla zona di comfort, ma non superi mai quello che è il tuo limite, perché è inumano, o meglio, il margine si sposta sempre più in là, ma sto sempre un po' più indietro. Quante cose sto imparando dello yoga, Paolo? Sei curioso? Sì, sono molto curioso. Quanto tempo ci vuole per entrare un po' nel mood? Nel senso... di percepire veramente un beneficio, non dico fisico immediatamente, però almeno mentale o comunque di dire, oh che bello. Cioè, secondo me almeno qualche mese frequentando 2 o 3 volte la settimana. Quanto gli costa tutta questa cosa? Così, più o meno. Sai che io vado su, Paolo ride, più o meno. Da me 10 ingressi costano 70 euro, quindi secondo me ce sono anche... Ce la puoi fare, Paolo? Posso farcela? Dai. Con due prove gratuite, quindi 12 lezioni 70 euro, meno di 7 euro a lezione. Lui ti fa le prove gratuite, poi vai e insegna lui yoga, perché è sveglio. Ok. Respira. Vedi? Dal naso, la respirazione. Sì. E chi ha il naso, se hai raffreddore non puoi fare yoga? Sì, puoi farlo, però c'è un modo per scappare al naso chiuso, anche con la bocca. Devo proprio spiegare. Cioè, è una cosa brutta? No, cioè, devi fare sputare per terra. No. Sì. C'è una respirazione che va tenuta praticamente sempre, si chiama Ujjayi, tradotto è sanscrito. Tradotto è il respiro del vittorioso, e respiri in realtà con la gola. E sì, funzionano le narici, ma non è il classico soffio così, insomma. Queste cose qua. Ma guarda quante cose non so. Il sanscrito, perché poi appunto è anche una cultura. Beh sì, lo yoga ha 2 millenni di vita in realtà. Poi le posizioni che magari mi vedete... No, questa è sicuramente... No, questa è quando stavo dormendo sui gradini prima di un concerto. Non è la stessa cosa. Ma tu hai un tatuaggio questo, è vero? È vero. C'è un tatuaggio sul serio? Sì. Caspita, e cosa rappresenta? Ma un pesce? Realtà, no, un perché pesce. Se te lo vedi dritto è un elefante, no? Ah, è ecco. Ancora un elefante. È un pesce, chi è che lo vede? No, perché mi volevo tatuare Ganesh, che è... Ah, Ganesh è il dio elefante. È il dio elefante, però il giorno è il dio elefante, però che... È il dio elefante, il dio di cosa? È il dio della saggezza oppure è il dio supremo? No, è uno dei tanti. Ah, uno dei tanti è uno dei più importanti, però è... Sì. Il dio della saggezza, ma l'elefante con la sua imponenza e con la sua calma distrugge gli ostacoli e li spazza via e ti permette di andare oltre. È il tuo animale, diciamo, di riferimento? Sì, tantissimo. Io sono un po' un elefante, quando davvero? Entro nelle stanze, cioè rompo tutto. Spacchi tutto. Tra l'altro i ragazzi hanno preparato anche delle domande per te, sei pronta? Sì. Domande semplici, però siete stati bravi, io pensavo qualche domanda un po' più... No. Ditemi tutto. Allora... Dai social è emerso che il viaggio che hai fatto in India ha rappresentato molto per te. Sì. Per quali motivi è stato così significativo? Davvero, ti ha aperto le mie. Quando l'hai fatto? Era il 2015, fine ottobre 2015, 2 settimane abbondanti. Ma in realtà da quando sono piccola mi affascina l'India, mi affascinano gli indiani, non ti so dire perché, è una cosa quasi innata. E poi l'ho sempre sognato, ho trasmesso questa cosa al mio fidanzato. Era il ragazzo che mi ha visto con la barba, che sì, sull'elefante? Perché suo padre viaggia spesso per lavoro e spesso viaggia in India. Allora ha organizzato tutto, lui, abbiamo incontrato i suoi colleghi, quindi è stata una cosa molto bella. Ti è piaciuto? Sì. È un viaggio anche un po' spirituale? Sì, anche se... si parla tanto di India, spirituale, arrivi, ti senti inondato da un senso di ok, però non è così vero. Cioè, tante volte noi occidentali ci lasciamo... Mitizziamo un po' l'India. Tantissimo, tantissimo. Quello che io ho notato è che loro senza amore e solidarietà non potrebbero esistere, perché è un paese veramente quasi sovraffollato, c'è tantissima povertà, però loro si tolgono il pane... Per darlo a te, veramente, ma anche a te occidentale, non ti conoscono eppure condividono tantissimo. E i luoghi sacri sembrano
quasi meno, come posso dire, sono meno silenziosi dei nostri. Loro sono proprio casinisti, festaioli, disordinati. Lo yoga richiede il silenzio. Lo yoga sì, però quella è un'altra cosa, ma loro la spiritualità la vivono nella quotidianità, per strada, quindi davvero noi tendiamo, come hai detto tu, a mitizzare un po', come sì, quando sì, dico in Italia il mandolino, le cose, uguale, cioè quegli stereotipi. Poi ci sono i significati profondi, comunque se ricerchi trovi, però ecco, noi ci lasciamo un pochino abbindolare, secondo me, dalle idee che ci tanto, diamo tanto, tanto, sì, sì, sì. Invece per quanto riguarda il cane, c'è un altro animale nel tuo video, solo Ozzy no, Osbourne, te mia, quello chiamato come Osbourne? Sì. A me piace i Kardashian, perché altrimenti eravamo spacciati le famiglie. E Ozzy è l'unico animale che hai? No, in realtà no, a casa abbiamo anche dei gatti, delle galline, dei conigli. In casa avevamo proprio anche delle capre fino a poco tempo fa. L'avete sì, mangiate per Pasqua? No, no, assolutamente. Sei vegetariana? No. Non del tutto, vivendo ancora a casa, i miei sono troppo tradizionali, io non amo l'idea di obbligare mia madre a cucinarmi solo verdure, però sì, tendenzialmente sì, tendenzialmente sì, però non amo le etichette, quindi non vuoi, guai vegana, guai no, no, no. E come ti vedi invece tra 10 anni? Hai qualche idea di tra te? Tra 10 anni avrò, perché ragazzi, questo mi incuriosisce, perché quasi 40 anni. Hai idea quando ne avrai già 40 tra 10 no, anni? No, quasi. Ah, dico, è giovanissima, scusa. Addirittura qua. Hai sentito che delusione quanto è? No, sono stato con il mio ragazzo, ho sentito di delusioni, porca bestia, della parte maschile del pubblico. Io non ho percepito. Comunque spero di insegnare ancora yoga e magari, non lo so, di essere più, di essere cresciuta, di aver fatto anche altri corsi, altri mamma, studi. Ti vedi mamma con i figli così, oppure sì, è presto perciò? No, beh, non è presto, solo che è bruttissimo da dire, però ho messo davanti questa cosa perché mi sentivo in balia degli eventi e ho sentito le cose andare bene, allora ho detto mi butto, apro il mio studio e infatti tra poco andrò a vivere da sola anche. Davvero? Vado a vivere da sola come Jerry Calà? Come Jerry Calà, un vecchio film, tu sei ancora nata? No, quando... non presente. Ma hai già trovato un posto? Sì, sì, un bilocale molto carino. Però sì, vorrei diventare mamma un giorno. Ti fai il letto da sola oppure lo fa tua mamma? No, quello sempre da sola. La domanda che faccio sempre ai ragazzi. Da sola? Sì, sì. Perché sì, i tuoi sì, genitori come ti hanno cresciuto? Ti hanno cresciuto in maniera come autonoma così oppure sei coccolata? Coccolata quanto basta, ma sono molto indipendente, molto autonoma. Però se sono felice di essere quella che sono, è anche merito loro, quindi... Prima hai usato una parola che mi ha colpito, hai detto sono felice. La felicità si vive a momenti, non è facile essere sempre questa vero, condizione. Invece c'è qualche momento in cui invece sei magari sconfortata quando sei giù di male come carattere oppure sì, no? Sei abbastanza... No, come carattere sono ottimista, solare, perché credo che anche abbattersi, piangersi, piango spesso, però dopo 10 minuti mi passa e torno a sorridere perché non ha troppo senso lasciarsi abbassare, trascinare giù dai problemi, perché tanto se ci sono restano è fortuna di carattere, perché a volte alcuni hanno no, veramente è una grande fortuna. Sì, 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 è una fortuna. E per quanto riguarda i viaggi invece, perché abbiamo visto i viaggi? Sei in Svizzera, Francia, Spagna, Tunisia, sei stata in giro un sacco di posti. Sì, ma vorrei vederne anche altri. Sono stata in Marocco ormai 2 mesi fa con una mia carissima amica e ho preferito l'India, però sì, è stato bellissimo. Tanti vanno, tante sì, donne vanno in Marocco, ho visto anche le nostre colleghe, organizzano nei prossimi giorni, fanno sì, Marrakesh. Sì, infatti sono stata lì a Marrakesh. È un po' la Gallipoli, per i ragazzi adesso vanno la Gallipoli, sì, Rimini, questo invece è stato per le donne. È molto turistica. È molto però, turistica. Sì, tanto. Cosa ti è piaciuto del Marocco, anche se è meglio l'India, ma cosa ti è del piaciuto? Del Marocco? I colori, l'artigianato locale, il cibo e... Però non credo di aver visto il vero Marocco, perché ripeto, io sono stata proprio dentro le mura della città vecchia, quindi non ho visto è il Marocco vero. Un po' villaggio turistico, sì, anche se... Sì, 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 poi per carità, cioè angolini di Marocco vero, credo di averli visti, però secondo me fuori da lì sarebbe stato Marocco diverso, vero, sì. Questi ragazzi hanno, quando hai 17 anni, 18 anni, 17, 18, più tra i 17 e 18, tu hai fatto il turistico, come eri a quella loro età? Come eri? Era una ragazza sicura di sé? Era una ragazza magari un po' più timida? Sei cambiata nel tempo? Allora, sono sempre stata abbastanza, non sicurissima, però estroversa, curiosa, piena di sogni, quelli tanti.
E... Avevi delle amiche del cuore o eri un po' solitaria? No, una che è ancora la mia amica. Sì. Denise. Sì. Come si chiama? Denise. Ah, Denise, però sì, Danesia. Sì. No, un po' Denise. Troppe coincidenze sarebbero. Sì, Denise. No, Denise, sì. Com'è simpatica? Perché ti è simpatica Denise? Perché andate d'accordo? Mi curiosiscono le amicizie. Perché siamo simili. Ci piace ridere tanto, e mangiare anche. E condividere. Mangiare tanto. Ma perché faccio tanto yoga? Se non facessi tutto lo yoga che faccio, peserei 10 kg in più. Perché lo yoga fa dimagrire? Allora, se fatto 3 volte la settimana, forse sì. Sì, perché insegno uno stile di yoga un po' dinamico, abbastanza intenso. Quanto mai ho detto questa cosa? Adesso dobbiamo fare yoga? No. Paolo, dovremmo fare yoga prima o poi? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Una lezione gratuita, una delle due che deve fare gratis. Facciamo anche una lezione di prova, la faccio qua. La facciamo qua. Okay. Tra poco faremo anche quella. Va Alessia. Bene. Dimmi l'ultima cosa invece, sì, sulla tua famiglia. Allora, hai detto prima, hai fatto la scuola, hai scelto tu da sola quella scuola che hai fatto, sì, oppure hai parlato sì con i tuoi? Mi hanno sempre lasciato scegliere quello che non mi hanno mai troppo influenzata, assolutamente. Anzi, se mi avessero tirato un po' le orecchie in quel caso. È quello che volevo proprio chiederti. Avrebbe... A volte i genitori siamo portati in queste generazioni a consentire molto ai figli, no? Sì, sì. Fai quello che vuoi, decidi tu. È una cosa buona. Prima invece a volte veniva scelto un destino che non era il tuo e in quegli abiti poi dovevi campare. Però adesso forse c'è l'effetto opposto. Cioè, a volte essere un po' indirizzati, essere guidati sarebbe meglio? Sì. Allora no, partiamo dal dire che i miei genitori comunque sono mi hanno insegnato ad essere educata, rispettosa, la disciplina me l'hanno data, a volte mi hanno tirato le orecchie. Quando? E... Dai, possiamo dire qualcosa di... Quando ti hanno tirato le orecchie? Quando hai fatto che cosa? Ma no, ma quando ero più giovane, avevo magari la loro età. Cosa facevi allora? Vado alle confessioni, invece facevo un giro con qualcuno, con un ragazzo. Ti confidavi con qualcun altro? Ma venivo sgamata sempre. Ancora oggi se racconto una bugia vengo sgamata subito. Quindi... Sei lunga il naso. Sì, quindi tanto vale raccontare la verità. E cosa stavo dicendo? Dei tuoi genitori che ti hanno fatto cresciuto in una maniera... Sì, però ecco, sulla scuola mi hanno sempre lasciata molto libera, forse perché anche alle medie ero diligente, quindi mi hanno detto, fai quello che ti pare. Perché sai che qui chiamo in causa Paolo, che è il nostro pedagogo Paolo. Mm-hmm. Questo invece mi incuriosisce anche per loro, per l'orientamento dei ragazzi. Io anch'io ho 3 figli, perciò sono incuriosito e sono interessato. Come si può fare, secondo te... Cioè, com'è l'atteggiamento giusto? Com'è? Cioè, domandine da così niente. Semplice. Sì, sai, gli pongo domande, quesiti semplici. No, io credo che i figli vadano guardati innanzitutto, ascoltati, perché tante volte hanno delle passioni che loro non credono possano diventare poi un lavoro o anche rimanere una passione che però se viene approfondita poi partecipa all'equilibrio comunque generale del ragazzo. E il lavoro adesso non è più come prima, per cui tu scegli, fai 7-8 anni di studio, esci e fai quel lavoro. Credo che il 90% delle persone faccia un lavoro diverso da quello che immaginava da piccolo o comunque che immaginava quando era alle medie, quindi secondo me bisogna proprio seguire un pochettino le passioni, perché il lavoro occupa tanto tempo della giornata e più riusciamo a farlo combaciare, più chiaramente credo questo permetta ai nostri futuri, diciamo, adulti di essere felici, di essere realizzati. Realizzati, concordo. Alessia, tu sei un po' realizzata, ti senti realizzata? Sì. E anche, ho visto che hai fatto scienza dell'educazione, della comunicazione, sì. Hai un po' abbandonato quell'aspetto oppure lo mantieni? Ma in realtà credo che abbia contribuito anche a darmi un po' di sicurezza quando mi sono messa in gioco con questa disciplina, questo voler insegnare, questo aprire lo studio. Comunque ci ho messo la faccia e va bene. Sei un po' imprenditrice di... Sì, mi improvviso. Ti improvviso imprenditrice. Sì. E quando non so cosa fare ci metto la faccia. Non so se avete visto le mie storie ogni tanto su Instagram in cui mi faccio un primo piano e magari dico sabato c'è lezione, venite, facciamo questo, facciamo quello. Vanno bene gli affari, cioè nel senso viene tanta gente? Sì, sinceramente sì, sono molto contenta perché giovani... anche vecchi quasi, mi sentirei di dire senza offesa, ma davvero ci sono... No, tranquillo, non mi offendo. No, più grandi di te. Ma mica vero? Sì, assolutamente. Perciò non si smette mai di imparare, si può cominciare a qualsiasi età? Sì, nel rispetto del proprio corpo, sì, chiaro. Poi se arriva un settantenne e mi dice voglio mettere il piede dietro la testa, magari no. Gli metti il tuo, proprio gli dai un calcio, tu lo mandi fuori. Paolo, intendevo una cosa che lo caccia fuori, perché ho visto che l'ha fatto con la faccia... No, tranquillo. Capisco.
Va bene, grazie mille allora. Grazie mille, ringraziamo Alessia Ghidelli che è stata con noi. Per la rubrica Via Novelli Education, oggi Alessia Ghidelli insegnerà ai ragazzi del Natta una lezione di yoga. Prego Alessia. Grazie. Ah, tu no? Tu stai lì, ok. Portiamo le mani unite davanti al cuore. Provate a non guardarmi, cerco di essere chiara così. Fissate un punto avanti a voi a terra. Intrecciamo le dita delle mani e inspirando portiamo i palmi al soffitto. Ancora più su, rilassiamo le spalle, espirando. E lasciamo cadere il fianco destro verso l'esterno, portiamo le braccia a sinistra. Fianco destro, destra, braccia a sinistra. Forse a sinistra qua. E inspiro su e vado dall'altra parte. Bravi. Ok, inspiro su. Espirando fletto il busto, lascio le gambe distese, rilasso la testa. Sì, un po' più giù. Un po' più giù. Ok, torniamo piano, testa bassa e portiamo anche le braccia verso l'alto. Un inspiro dal naso. E riporto le mani al cuore, espirando. Fissate un punto avanti a voi. Porto il ginocchio sinistro al petto con un inspiro. Espiro là. Braccio in alto, inspiro. Ok, fletto il busto e porto la gamba sinistra distesa indietro, le braccia avanti. Calma. Ginocchio al petto, braccia su, inspiro. Mani al cuore, piedi a terra, espiro. Lo facciamo con l'altra gamba. Ce la facciamo? Ginocchio destro al petto, inspiro. Fissate un punto. Inspiro. Braccia lunghe su, inspiro. E fletto il busto, gamba destra lunga dietro piede a martello. Continuate a guardare quel punto. Sento delle presenze in movimento qua dietro. Braccia su, ginocchio al petto, inspiro. Mani al cuore, espiro. Ok, braccia su, inspiro. Testa giù, espiro. Scendiamo, 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 braccia giù. Dai, più giù, un po' più giù, un po' più giù. No, non molleggiare, non molleggiare. Ok, guardo avanti, solo lo sguardo, inspiro. Fletto del tutto le ginocchia, espiro. Passo sugli avampiedi. Ginocchia unite. Braccia su. E resto là. Sì, ginocchia unite. Petto aperto. Mani e gomiti opposti. Sì. Stanno venendo a soccorrerci. Inspiro su. Provo a portare giù solo i talloni, non i glutei. Solo i talloni. I talloni. I talloni. I talloni. E... Okay. Come finisce male lo yoga? Malissimo. Grande Alessia. Clock me up.